Con Auto Torino e Vivi la Montagna non potevo evitare anche di dare un consiglio base su come si organizza una gita e cosa si porta in una gita escursionistica. Un'escursione comincia da casa e qualsiasi escursione va programmata, non basta dire io voglio andare là. E per programmare una gita ci sono mille modi ed è veramente facile. Il metodo più moderno ormai è quello di entrare in internet e vedere dove si vuole andare e cosa si vuole fare. Però lì si tratta poi di tenere a mente tutto. Io vi consiglio che, come faccio io, oltre a internet, vado anche su un sistema antico che funziona sempre, non va a batterie, è un hardware ed è questa, le cartine, le mappe. Ormai oggi abbiamo cartine di qualsiasi angolo delle Alpi e del nostro bel paese e del mondo. Quindi oltre che a vedere dove andare e essere accattivati magari dalle fotografie, ebbene poi andare a studiarci l'itinerario. Quindi quando organizziamo una gita dobbiamo sempre pensare che una cartina ce la dobbiamo portare. Se uno dice ma io c'ho il GPS, calma, vi consiglio anche il GPS e magari ve ne consiglio uno in particolare. Quindi oltre alla cartina che non va a batterie, vi consiglio anche il GPS dove magari potete caricare la gita che volete fare, ok? La cartina serve anche a momento aggregante, perché il GPS ce l'avete in mano solo voi. Se siete un gruppo di amici, ogni tanto è bello fermarsi e con una cartina in mano vedere l'itinerario, che magari poi in maniera sicura vi siete salvati qua. Questo strumento si chiama InReach, è tra l'altro uno strumento che garantisce la sicurezza. C'è un pulsantino aperto il quale, se schiacci questo, in qualsiasi angolo del pianeta scatta l'operazione di soccorso. E anche se non lo schiacci perché ti sei fatto male, questo è in costante collegamento con il satellite, sanno dove sei e vengono a prenderti. Puoi anche mandare dei messaggini addirittura o riceverli. Dopo aver programmato la gita e siamo ancora a casa, bisogna preparare lo zaino. Un consiglio universale che do è questo: più è grande lo zaino e più lo riempite. E più lo riempite e più è pesante. E più è pesante e meno godete della gita. Dovete essere essenziali. Il primo trucco, quindi, non prendete uno zaino troppo grosso. Oggi io ne ho portato uno da 38 litri e vi faccio vedere che anche con uno zaino di 38 litri potete organizzare un'escursione che preveda anche un accampamento in tenda. Qui c'è anche il sacco a pelo, c'è anche il materassino, c'è la tenda e c'è tutto. Quindi dovete scegliere anche dei materiali che, oltre che piacervi, devono essere quelli giusti e leggeri. Quindi zaino 38 litri, ok? Se volete fare un'escursione che prevede anche un pernotto, questo è un sacco a pelo che va fino a 2 gradi sotto zero, ok? Il sacco a pelo è l'ultima cosa che utilizzate e quindi va messo in fondo e dà anche una forma al vostro zaino esteticamente accettabile, ok? Lo zaino deve essere anche compatto e bello. Non deve essere una borsa della spesa, come quando siete alla cassa che si butta dentro tutto di corsa. Quindi ho messo dentro il sacco a pelo. La seconda cosa, il materassino, anche questo lo tirate fuori la sera, quindi messo anche questo in fondo, sopra il sacco a pelo, perché è più facile che montiate la tenda, mettete il materassino e alla fine mettete il sacco a pelo. E ho messo il materassino. Ad andare in montagna è facilissimo slogarsi una caviglia o comunque ci si muove su un sentiero e su una superficie accidentata. Ci sono i bastoncini, quindi usare i bastoncini non è da sfigato. È la persona che non vuole farsi male, ok? O vuole anche proteggere la schiena e le ginocchia, non tanto in salita quanto in discesa. Questi qui sono dei bastoncini che pesano pochi grammi, un etto l'uno, ok? Sono ovviamente telescopici, in questo caso ripiegabili, ok? Per comodità adesso li metto dentro nello zaino, perché io vedo troppa gente con i bastoncini interi infilati lateralmente nello zaino che sembra che avete delle antenne. E magari vi girate, avete a che fare con delle persone, gliele piantate negli occhi. Tutto deve essere compatto. Addirittura una guida alpina vi insegna che anche quando avete la piccozza va messa nello zaino o va tenuta in mano, non va fissata qua dietro nello zaino, che magari siete in funivia, vi girate e gli piantate la piccozza negli occhi a qualcuno, ok? Poi io do dei due consigli che sono questi. Di solito la preoccupazione è porto da mangiare, porto da mangiare, porto da mangiare, porto da mangiare. Calma, di solito non soffriamo che siamo troppo magri.
Di solito, anche se perdiamo un chilo, non succede niente. Quindi, prima di preoccuparsi di cosa mi porto da mangiare, la cosa più importante è non deve mancare da bere. Perché se ti manca un panino, la gita la fai comunque, arrivi più affamato, magari al rifugio. Da bere è fondamentale, ok? Quindi, la borraccia riempita, non andate sempre a sperare, arrivo là, ci sarà qualcosa, ok? La riempite a casa, la riempite con la vostra acqua che avete nel vostro frigorifero, o comprate una bottiglietta, o grazie a Dio noi in Italia abbiamo un'acqua del rubinetto che è buonissima, quindi ho messo anche la borraccia e vedete che la forma dello zaino rimane composta. Altra cosa che non è un must ma deve esserlo, una pila frontale, pesa niente. Quante volte ci è venuto buio, eravamo in ritardo, eravamo nel sottobosco, vedevamo male. La pila, oltre che per vedere, serve anche per mandare dei segnali, ok? Quindi una pila non dovrebbe mai mancare nello zaino di un escursionista, ok? Quindi ve lo consiglio sempre, una pila sempre in auto, una pila sempre nello zaino, sempre. Anche se non avete previsto di tornare al tardi, ma una pila ci vuole, ok? Altra cosa, è un'altra legge universale, in montagna piove. O perlomeno piove prima che piova in pianura, ok? Quindi la prima regola, non si parte alle 10 di mattina, alle 11 di mattina. Bisogna alzarsi presto e andare presto, soprattutto d'estate. Ore più fresche, cielo più limpido, evitate di prendere i temporali, perché in montagna al pomeriggio è fisiologico che viene un temporale. Non si dice, capperi che sfortuna, abbiamo preso un'acquazzone, non eravamo preparati. Primo, se è partito troppo tardi, o se sei partito presto, devi ricordarti che una delle cose più importanti è una giacca impermeabile. Scegliete voi il materiale, il brand, la marca. Importante che abbiate una giacca impermeabile. Il top sarebbe anche magari un sovrapantalone, ok? E siccome si spera di non prendere l'acqua, o se viene, viene nel pomeriggio, non va mai solo in cima. Lo si mette sopra il materassino e sopra il sacco a pelo. Un indumento caldo, ok? Perché a casa ci sembra sempre che non faccia freddo. Siamo in maglietta, siamo in città, prendiamo poca roba. Un indumento caldo serve, perché in montagna può anche venire a nevicare ad agosto. Quindi un indumento caldo, anche se magari poi non lo mettete, lo si deve prendere. Si prende anche una maglietta di ricambio, ok? Io adesso oggi qui non l'ho portata, ma un ricambio è importante perché in montagna si arriva sudati, ok? Quindi, oltre l'acqua, oltre il ricambio, oltre già tutto il materiale di un accampamento, non ho portato il cibo perché quello dovete portarvelo voi, ok? Non voglio dare consigli alimentari, non voglio entrare nelle paludi delle diete, ok? Ognuno sa il suo fabbisogno calorico, vi posso solo dire magari di evitare dei cibi troppo pesanti, anche perché se vi ho detto che la gita comincia a casa, ricordatevi che finisce a casa. Quindi dopo un'escursione, una buffata, magari non si è più così lucidi a tornare a casa. E il percorso, quando si arriva in cima, è arrivato solo al 50% rispetto a quello che bisognava fare. Se la gita, come vi ho detto, prevedeva anche una pianificazione, poi questi non li si mette nello zaino, si cerca di metterli nella patella dello zaino, cioè sopra, in modo che sono di facile accesso. Io un'altra cosa che mi porto è sempre un bavero, ok? Questi baveri, che ce ne sono di mille tipi, di mille marche, ok? Può essere una scaldacollo, può diventare una berretta, può diventare un bavero contro il vento. È comodissimo e non pesa nulla. Questo è un altro attrezzo che uno non pensa mai, addirittura può diventare un laccio emostatico, ok? Può diventare quello che vuole, una fascia antisudore. Quindi io questa me la porto sempre, per il momento lascio fuori. Se vi siete portati la tenda, questa è l'unica cosa che, se non avete spazio in uno zainetto da 38 litri, vi fissate solo esternamente, ok? E quindi dovete fissarla in maniera salda, che diventi un tutt'uno con lo zaino e ogni movimento non balli, ok? E quindi che non si sentano dei campanacci, uso questo termine, generati dal fatto che avete fatto uno zaino che era un albero di Natale più che uno zaino vero e proprio, ok? Avete visto la roba che ho messo dentro? Questo è uno zaino che, a parte il cibo, ma c'è ancora parecchio spazio, contiene già tutto per fare una gita e addirittura un accampamento, ok? E quindi io direi che vi ho spiegato che uno zaino può essere fatto in maniera composta, lineare ed essere esteticamente anche accettabile.